Ed eccoci qua, cari amici, altra parte qua in questo magazzino, caro Alessio, di tracce di vintage. Salve a tutti! E possiamo andare a notare qua che in questo magazzino c'è subito un'astra dei Vigili del Fuoco. E qua Gigi, spiegaci come mai è qua questo astra. Vieni qua Gigi. Era stato acquistato a suo tempo per poterlo utilizzare in cortile presso un cliente. Un cliente che poi, purtroppo, come tante aziende, se n'è andato dall'Italia. Ecco, tanto per cambiare. Sì. E allora l'abbiamo tenuto qua. E intanto è qua, insomma. È tenuto bene, accantonato, è dotato di gru. Castelli. Da 40 tonnellate. Tu Alessio la conoscevi questa gru, insomma? No, come hai detto? No. Per cui è una cosa nuova anche per te. Qua abbiamo, anche per me, sì. Abbiamo qua Alessio, insomma, esperto di gru, dato che ci lavora. Il braccio si vede che è molto robusto, è di fattura robusta. Ed eccoci qua su questo recupero. Una gru che si può utilizzare tranquillamente per soccorso stradale, penso concepita per il soccorso stradale. Ed eccoci qua, insomma, vicino a questo astra, poi adesso andiamo a vedere comunque il gran pezzo forte. Questo qua è un astra BM25, però caro Alessio, venuti precisamente, i capelli, cosa c'è di fianco? Ed eccoci qua, cari amici, si intravede. Andiamo a vedere questo, si intravede, fantastico OM Tigre, che io l'avevo visto la prima volta nel 2011 a un raduno a Reggio Emilia, e qua Gigi, insomma, il ricordo di tuo papà, e insomma, sì. Ecco, questo è sempre stato qui da noi, era del papà, e l'abbiamo sempre mantenuto al coperto, è conservato divinamente bene, lasciatemi divinamente dire. Bene è conservato divinamente non bene. Serve fare niente, giusto? Non dimentichiamoci, non bisogna fare niente, esatto. non bisogna assolutamente fare niente. Guardate qua, un OM Tigre veramente conservato, non nuovo di fabbrica, eccolo qua, insomma, abbiamo anche primo piano all'associazione, esatto, ma più che altro permette tutto ciò, ma dai, facciamo contento anche Roberto, ecco, insomma, che ci ha combinato questo incontro. Ed eccoci qua, cari amici, insomma, andiamo su questo OM Tigre. C'è qualche dettaglio qua importante che te... Beh, guarda, il segno del tempo, questo l'ha lasciato il papà, si è fatto il buco nella lamiera, consumato la lamiera, però non c'è traccia di ruggine. Questo è importante, questo è bello sottolineare, non c'è la benché minima traccia di ruggine. In realtà qualcosina c'è, vabbè, adesso non andiamo a vedere il pelo nell'uovo, eccolo qua. Non c'è rosa senza spine, eh? Abbiamo qua un po' il sedile, dai, forse è la parte da sistemare di più. Devo dirti che il sedile, il papà aveva messo quelli a molla. Ah, ok. E questo l'ho recuperato sulla cascina, e sai, una volta si metteva sempre via tutto, il papà l'aveva messo via. Certo. Come mi ha messo via anche diverse parabole, dei fari. I fari. Se li metteva via nel cotone, che restassero lucide. E queste sono stralucide. Ecco qua, dotato di targa. E adesso andiamo qua sopra che vediamo qua. E mi ha aperto qua Alessio, ecco qua. Eccoci, insomma, sulla cabina qua. Oh, eccoci. Guarda, mo Alessio, fammi un po' di luce qua. Insomma, ragazzi, guardate qua. La strumentazione. Strumentazione, insomma, dai, vedete quello che vedete, però già si vede bene. Eccolo qua. È il primo piano a quei chiodi, quando era stata aggiunta una brandina, come si viaggiava. Ah, ecco. Parte, ecco che ce vi diceva prima. Ah, ecco. Evidenzio adesso, eccoli là. Lì aveva aggiunto il papà. Qua ci sono dei chiodi, esatto, per aggiungere un'altra brandina. La brandina dove dormiva mio fratello maggiore. Ah, ecco. Allora eravamo bambini, però. Io sono orfano. E qua cos'è che hai detto? Sei andato a San Pietro? In piazza San Pietro è andato. Questo camion OM Tigre è andato in piazza San Pietro, ricordiamolo, insomma. Buono, sarebbe bello sentirlo cantare, dai, speriamo di vederlo presto là. Guarda la tappezzeria come è sana dopo 60 anni. Sì, guarda. Adesso si sgretolano, dopo 10-20 anni che hai una macchina, si sgretolano, già questo a 60 anni è ancora intatto. Guardate qua, cari amici, spettacolo. Spettacolo. Attenzione qua che il mambi deve scendere.
E poi eccolo qua. Poi ecco qua una piccola traccia storica qua sul cassone abbiamo. Esatto, per non farci mancare proprio niente. Eccola qua, insomma, è una lancia. Appia. Appia. Bella bella. Insomma, dai, un camion Alessio anche questo da, sì, sì, da di fare. Tutto rispetto, di tutto rispetto. Di gran rispetto, insomma. Non è il solito. Guarda che uscito belli, di guarda, fabbrica. Guarda che belli e come sono ben conservati i fanalini originali. Bellissimi. Bellissimi. Esatto. I suoi fanalini originali. Bellissimi. Ed eccoci qua, cari amici. Buono, insomma, direi che abbiamo fatto un buon report qua. Tra l'Astra e il Tigre qua. Ah, Alessio, cosa soprattutto dici? Soprattutto il Tigre. Il Tigre. Soprattutto il Tigre. Ed eccoci qua, insomma. Perché se ne vedono sì di restaurati tutti belli luccicanti, ma hanno perso il fascino, la storia vissuta che hanno addosso, i segni del tempo, chiamiamoli come vogliamo, ma il risultato non cambia. Guardate qua, insomma la panoramica ve l'ho fatta tutta, ragazzi, insomma, io direi che gli appassionati saranno ben contenti o no, Alessio? Certo, certo, come potrebbero non esserli. Insomma, il report l'abbiamo fatto, abbiamo documentato tutto, un Tigre conservato, non nuovo di fabbrica, ragazzi. Eh beh, ripeto, manca meglio così, meglio così. Manca solo l'accensione del motore e poi meglio così. C'è un po' di pubblicità, la ditta Trasporti qua, San Rocco Trasporti, insomma. Insomma, dai Gigi, allora cosa dici? Contento qua, abbiamo fatto. Contenti, dai. Certo. Anche certo. Questo sarà conosciuto, giustamente, insomma, diamo atto a tutti, tutti devono diventare. Siamo, appunto, siamo molto affezionati a questo mezzo. Vabbè, certo, era del papà. Devo dirti che io ho imparato quando caricavamo i tronchi nel bosco, allora si caricava il legname, il papà avevo 5-6 anni, 7, mi metteva su anche in piedi, mi faceva mettere la prima buono. E mi faceva portare avanti quel tanto che bastava per caricare altri. E tuo papà era tronchi. Molto geloso di questo camion, ci teneva, lo sfruttava? Insomma. Lo sfruttava, era l'unica fonte di sostentamento per una famiglia di 6 figli. Ah, ecco. Però comunque alla fine dei conti tutti questi anni ha tenuto anche troppo bene, io direi. Avrà fatto tante battaglie, però, sì, vero? Quello sì, battaglie. Ed eccoci qua, carissimi amici, dai, saluto a tutti. Saluto a tutti. Ciao a tutti qua. Ciao, ecco. A tutti. Ciao. Ciao.